Mi hanno raggiunto in studio Roberto D'Antonio e il vicepresidente di Alis, Marcello Di Caterina. Allora, direttore, insomma, non vorrei dire siamo alle solite, però sono scenari già visti, no? C'è un problema forte che è quello del caro carburante e una strategia da dover seguire. L'ultima però da dover attuare è quella degli scioperi. Ma noi su questo siamo sempre stati molto netti. Per noi lo strumento unico che bisogna utilizzare è quello del confronto con le istituzioni e con la politica. Un confronto sano, costruttivo, che dia l'opportunità alla politica di ascoltare le istanze che arrivano dal nostro settore e che diano ovviamente un quadro reale di ciò che sta accadendo, ma soprattutto di quelle che sono le possibili soluzioni. Scioperare è assolutamente per noi un atteggiamento sbagliato, vuol dire veramente creare un attentato alla ripartenza economica e sociale del Ecco, lei nostro proprio paese. su questo punto è stato chiaro in una dichiarazione proprio delle ultime ore, cioè operare in un momento di crisi come quella che c'è del caro energia bloccando il tutto è una risposta proprio dannosa all'economia di mercato, dannosa anche per tutto il settore, lo stesso settore dell'autotrasporto. Assolutamente sì, che le istanze siano giuste, bisogna intervenire assolutamente per cercare di risolvere la questione, perché il problema esiste del caro energia, ma più volte abbiamo detto dobbiamo aumentare le misure come quelle del mare bonus e del ferro bonus, portarle almeno a 100 milioni, questo non è uno spot, ma è una soluzione vera, perché nel momento in cui noi diamo l'opportunità a tutti quei trasportatori che utilizzano il mare e il ferro per essere sostenibili economicamente, socialmente e ambientalmente, dando una maggiore copertura a queste risorse come il mare bonus e il ferro bonus, è evidente che compensa e compensa anche di molto il caro energia. Quindi sono quelle misure che già conosciamo, che già vengono utilizzate, non bisogna star lì a fare norme ex novo. Bisogna solamente cercare di essere sensibili e attenti a rifinanziarle, ma soprattutto ad alzare quello che è il valore reale della misura stessa, che è quella che oggi, intorno ai 20 milioni, portarla a 100 milioni. Senta, per concludere, cioè, oggi la protesta in Sicilia ha avuto, diciamo, una espressione minima di pochi autotrasportatori. Alis è quanto mai attenta adesso alle prossime misure del governo. Ecco, su questo fronte diciamo, il confronto e il dialogo è sempre aperto. Assolutamente sì, noi ci siamo dissociati con un comunicato ufficiale da queste sigle, diciamo, di minori, di trasportatori siciliani, con i quali noi non condividiamo affatto la posizione dello sciopero. Quindi noi però manterremo un'interlocuzione aperta con il governo, ci confronteremo sia con il ministro e con i sottosegretari, con il sottosegretario Morelli, con la sottosegretaria Bellanova, per cercare appunto di trovare soluzioni condivise che cerchino in questo momento di coprire una crisi che è una crisi internazionale, non è una crisi dell'Italia. Il caro energia è una crisi mondiale sulla quale ogni Stato membro, ogni Stato dovrà poi intervenire. Noi ci auguriamo che l'Italia trovi le giuste misure per venire incontro a questo mondo del cluster dei trasporti, che io non smetterò mai di ricordare che quel mondo che ci ha permesso di poter vivere durante tutta la pandemia senza avere carenze di farmaci, apparati sanitari, medicinali, alimenti. Questo è importante, questo va ricordato.